Dottore Mazza, un anno dalla fondazione del Comitato Salviamo la nostra Valle del Sabato, che è diventata un'associazione dopo una fase di maggiore spontaneismo all'inizio, oggi c'è di che celebrare, nel senso che il Comitato ha guadagnato una posizione di fronte alle istituzioni e si sono compiuti dei passi avanti importanti. Certo, ed è questo quello che vogliamo sottolineare questa sera. Le cose fatte, il percorso di tutto un anno di attività che è servito, come dire, a richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica sul problema ambientale della Valle del Sabato. Lo abbiamo fatto in vari modi, con sit-in, assemblee, manifestazioni, comunicati, essendo presenti sulla questione in modo costante e quotidiano. Accanto a questo, e questo, diciamo, ci ha dato la possibilità che della Valle del Sabato adesso si parla nelle sedi politiche ed istituzionali. Era un argomento completamente dimenticato nelle stanze in cui si decidono cose importanti. E diciamo, accanto a questo abbiamo fatto un altro lavoro, che è quello di partecipare nelle sedi decisionali ai passaggi autorizzativi, in particolare su tutto quello che avviene nella Valle del Sabato, e anche là la nostra presenza è stata determinante e le nostre opinioni sono tenute in grande considerazione, perché si basano su considerazioni di fatto e su dati tecnici, perché al nostro interno ci sono anche importanti competenze tecniche. La vostra presenza ha trasformato quello che era un po' un tabù in un argomento di discussione nelle sedi deputate, come si dice generalmente. E voi però insistete ancora tanto sulla necessità di fare un monitoraggio, uno screening, cioè delle operazioni di verifica e di controllo che siano approfondite e complete su tutte le matrici. Cos'altro c'è negli obiettivi del Comitato? Noi in quest'anno abbiamo fatto un lavoro importante, l'analisi dei suoli, che tra l'altro ci è costato un bel po' di soldi grazie all'apporto dei cittadini di tutta la Valle del Sabato, e abbiamo anche là evidenziato alcuni problemi. Il passaggio successivo è quello di verificare la qualità dell'aria. Abbiamo chiesto in un documento nei giorni scorsi all'ASL di dirci se c'è compatibilità tra l'aria che respiriamo e lo stato di salute in alcune aree della Valle del Sabato. Su questa strada noi continueremo, faremo dei campionamenti in proprio in modo da andare in contraddittorio con chiunque. Quindi, diciamo, da questo punto di vista noi siamo determinati e andremo avanti fino in fondo, perché siamo convinti che ci sono delle questioni che vanno risolte, che interessano la salute dei cittadini di questo scorcio di Irpinia che potete osservare da qua sopra, è bellissimo. In prospettiva più lunga, immagino, poi c'è l'intenzione di incidere anche su un percorso di bonifica dell'area, di riqualificazione ambientale. Certo, in prospettiva noi su questo lavoreremo, e quando noi pensiamo alla riqualificazione ambientale della valle, pensiamo non a ricostruire una zona di desertica, cioè attorno al fiume Sabato come era tanti anni fa, bellissima, cioè, ma c'era un'altra attività che era quella agricola. Non pensiamo a quello, ma pensiamo ad una possibilità di sviluppo ecocompatibile con attività che non arrechino danno al territorio, e questo si può fare. Ci sono esperienze in altre parti d'Italia, e in un prossimo convegno noi chiameremo esperti dell'ISDE nazionale, ma anche imprenditori che ci verranno a dire come si può fare una riqualificazione ambientale qui nella Valle del Sabato. Insomma, ci sono tante attività che ancora ci aspettano per il prossimo anno. Il Comitato è nato in maniera, diciamo, spontaneistica, poi si è ampliato, ha avuto tante adesioni, ha trovato anche nuovi compagni di viaggio. Stasera in particolare si firmerà anche la convenzione con l'Associazione Consumatori Utenti. Quale forza specifica può esserci da questa nuova adesione? E c'è un apporto importante di competenze che riguardano il settore ambientale, ma anche di tipo legale. Noi, diciamo, ci gioveremo di questa collaborazione per
per fare questo percorso che abbiamo in mente, anche con l'apporto dell'Associazione Consumatori e Utenti. E questa sera qui c'è con noi Edoardo De Nicolais dell'ACU Campania. Il segreto di questa nostra azione è stata la mobilitazione, la partecipazione, il coinvolgimento dei cittadini. Quando noi abbiamo fatto la marcia a Piano d'Ardine, abbiamo fatto 10 giorni interi di assemblee in tutti i paesi, abbiamo chiamato a raccolta i cittadini su questioni vere, su questioni che la gente sente, vede, i casi anche di malattie, purtroppo di morti strani, per patologie strane, sono evidenti a tutti. E quando tu richiami l'attenzione dei cittadini su queste tematiche, io penso che c'è possibilità di fare un lavoro di sensibilizzazione, di partecipazione, di coinvolgimento e quindi di lotta.